grandissima fan di Supun, ma proprio fan accanita di questi ragazzi. Cioè, per me, io per un momento sono fuori come attrice, sono proprio fan, e questo non è sempre, insomma, non è comune. Io, le mie figlie, siamo proprio molto, così, molto affezionate e grandi fan della serie. Sara Monaschi è per me un personaggio molto importante nella, diciamo così, un po' nell'evoluzione della mia carriera, a parte il legame con Roma, perché è diverso da tutte le, diciamo, molto diverso da tutte le donne, i personaggi che ho interpretato. È una donna in qualche modo anche lei spietata, soprattutto in questa seconda serie, perché diciamo che è portata a stringere nuove alleanze, e diciamo che nella sua, visto che gli è stato tolto tanto, perché perde, diciamo, questo potere in Vaticano, appunto perde questo suo nuovo status di moglie, e quindi, ma recupera, non si perde d'animo, e ha altri progetti, e ha strumenti per arrivare anche ad avere comunque un ruolo importante, appunto in questa onlus, quindi nel campo dell'immigrazione. Si sporcherà un po' più le mani, perché dovrà in qualche modo, così, proprio andare fino in fondo, e non si spaventa di andare fino in fondo. È un personaggio freddo, freddo nel senso che si permea di una determinazione che va oltre qualsiasi, per raggiungere il suo obiettivo, cosa è disposta a mettere in gioco, no? È un po' questo il tema, di chi ci si può affidare. Lei è sola in qualche modo, quindi ha bisogno appunto di stringere alleanze, e poi ci sarà appunto questo rapporto stretto con la politica, con Cinaglia in particolare. Io sono molto contenta, perché è sempre, sono stata molto felice di scoprire Piero, di trovare Andrea, i registi, perché troviamo sempre un punto di verità, ma di. Mi piace essere Sara, perché Sara, vorrei avere, insomma, la sua determinazione a volte, perché, appunto, come dicevo prima, è una donna che va fino in fondo e non si lascia trascinare via da nessuna emozione. Quindi vorrei imparare un po' questo da lei. Ed è molto, sono contenta, perché appunto è una donna ricca così, di sfumature. E vedendo questi primi episodi, io non posso dire niente, però mi sembra che ci sia un'evoluzione importante, e quindi l'ho resa, e sono contenta, insomma, del mio lavoro.